tempo di un caffè. Che me ne faccio del latino di Gianni Morandi. C'è posta. Posta? E chi è che mi scrive? No, nessuno. Oh, mi prendi in giro e dici che mi scrive? Ma no, è per tuo figlio, della sua ragazza. Ma che ragazza? Ma Gianni non ce l'ha mica la ragazza. Avete studiato latino a scuola? Vi è piaciuto oppure eravate tra quelli che non lo potevano sopportare? In questo caso, quante volte vi siete chiesti a che cosa vi servisse studiare una lingua morta? Che me ne faccio del latino, no, 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 se devo dire pane al pane, ne, 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 se devo dire vino al vino, no, 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 che me ne faccio del latino, no, no, no. In segno di solidarietà con voi, Gianni Morandi incise nel 1963 questa divertente e ironica canzone. È lo so duro per me, sapete perché? Lo devo studiare ma non lo posso parlare. Non sono un cretino, ma sempre in latino prendo te. Fonte adgblog.it. Prende tre. Con il francese tradurrei Johnny Hallyday, con l'inglese Frank Sinatra capirei. Con il francese tradurrei Johnny Hallyday e con l'inglese Frank Sinatra. Mettilo a posto, va. Col brasiliano João Gilberto ascolterei e la figura del suonato non farei. Canta come la cicala, che poi la formica ti dice peggio per te, che non hai voluto studiare e ti ritrovi a sciappare la terra come il tuo padre. E invece piovono tre, sapete perché? Ovidio Nasone non è un tipo per me. Lo so duro per me, sapete perché? Cornelio Nepote non è un tipo per me. E Cesare Augusto non era un gran fusto, credi a me. E poi Cicerone è un gran chiacchierone. Che me ne faccio del latino, no, 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 se devo dire pane al pane, ne, 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 se devo dire vino a vino, no, 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 che me ne faccio del latino, no, 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 no. Lo so duro per me, sapete perché? Lo devo studiare ma non lo posso parlare. Non sono un cretino, ma sempre latino prendo tre.